Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite e le ultime 24 ore racchiuse in questi pochi minuti. Nel video di oggi parleremo di tre dispositivi che sono ancora presenti nei file di gioco, tra cui uno dovrebbero rilasciarlo, si parla, entro la fine di questa season. Molto curioso. Anche il discorso, invece, per quanto riguarda i vari nuovi potenziamenti delle armi. Una roba davvero curiosa e interessante e ovviamente un sacco di leaks. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator, Xiuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, che si tratta di un news che dicono direttamente sulla pagina Twitter ufficiale di Fortnite. L'M12 Force Application Vehicle Just Smaller sta per essere eliminato dalla rotation dello shop, così quindi tutto il set di Halo, la skin Master Chief. Devo dire che è rimasta veramente tantissimo questa skin nel negozio rispetto alle aspettative. Mi aspettavo appunto non durasse più di 4-5 giorni, credo che siano oramai 2 settimane circa che la vediamo lì. C'è bisogno di refreshare un pochettino le skin, quindi vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, approfittatene per acquistare quello che vi interessa del set, perché probabilmente non lo rivedremo più. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché si tratta invece di una nuova versione del Colosseo che stanno sviluppando e che molto probabilmente potrebbe arrivare nella patch 15.20. Vi ricordo che non c'è una data di uscita per il nuovo aggiornamento, ma secondo quanto penso dovrebbe arrivare dopo l'Epifania. Credo che fino al 6 gennaio non vediamo nulla, quindi un po' di pazienza. Secondo me ancora 2 settimane di attesa e poi andremo a vedere. È molto curioso perché in questa season abbiamo già visto delle modifiche in game. Vi ho parlato proprio ieri del Mandaloriano, che appunto è l'unico NPC che si sta spostando, e devo dire che l'idea di poter inserire una variante del Colosseo è davvero molto molto curiosa. Ecco qua un'immagine presente nei file di gioco che ci lascia capire quanto vogliano sviluppare la cosa. Ora, sono due galeoni, due gondole, due barche di legno appoggiate su dell'acqua. L'idea è che il Colosseo possa essere riempito d'acqua? Ci starebbe, storicamente parlando. Il vero Colosseo era riempito d'acqua ai tempi. Non so perché lo vogliano fare e se lo faranno, però è davvero bella questa immagine, molto molto curiosa, e io me lo vedo tutta quella parte lì sotto dell'arena piena d'acqua per dare anche qua una bella rinfrescata a una location che altrimenti rimane stantia e secondo me anche poco frequentata fino a fine season. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché questa è super interessante. Ci sarà un nuovo tipo di meccanica di armi in lavorazione e quindi presto in game. Come leggete nella seconda riga, la stringa si chiama Weapon Mod Slots. In poche parole, sembrerebbe qualcosa che vada a riprendere Call of Duty. Leggevo da qualche parte, io non sono un giocatore di COD, ma stanno sviluppando, e ci starebbe tantissimo come cosa perché ne parliamo da anni di avere questa implementazione, stanno sviluppando la possibilità di personalizzare le armi in game. Ad esempio, montandogli un mirino, come state vedendo in questa immagine. Ve la faccio vedere meglio in questa. Devo dire che se veramente Fortnite mi fa una cosa del genere, secondo me fa bingo. Come sapete, ragazzi, io parlo di Battlefield perché lo ricordo, avendolo giocato per tanti anni, più andavi avanti a fare kill con un'arma, più sbloccavi degli aggeggi che potevi poi installare sull'arma.
il soppressore, ad esempio quello che ti bilanciava il colpo, no? Il rinculo, il mirino, il 2x, il 4x, il termico, tanta roba, il caricatore oppure l'impugnatura. Io voglio questa feature su Fortnite, ragazzi. Secondo me fanno centro, riprendono una valanga di gente, perché poter personalizzare un'arma, l'idea è che tu vai in giro, fai tot kill con un'arma, sblocchi l'ACOG, per dirti, il mirino 4x, dalla lobby lo monti sull'arma e ogni volta che trovi quell'arma in game automaticamente hai il mirino montato perché l'hai già selezionato in lobby. Idea davvero geniale e spero che portino avanti questo progetto, perché devo dire stravolgerebbe al 100% il gameplay. Vi faccio qua una domanda: lo vorreste? La vorreste come feature questa, oppure pensate che non vada bene? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché voglio di nuovo leggervi, per chi lo avesse perso ieri, il messaggio di Tim Sweeney, quindi uno dei capoccioni di Epic Games, che ci ricorda che Fortnite è un gioco principalmente, ma con ogni aggiornamento e ogni nuova mappa in creativa, il gioco cresce fino a prendere le sembianze di un platform. Il 2021 sarà un anno super interessante per Fortnite. Vi ricordo nuovamente che abbiamo parlato qualche settimana fa della nuova creativa 2.0, quindi una nuova modalità che non è ancora ovviamente possibile sfruttare pubblicamente, ma che stanno procedendo alla perfezione. Praticamente la possibilità di creare mappe con migliaia di tools fatti però anche in modo da poter essere utilizzati dalle persone meno esperte, e abbiamo visto, ragazzi, veramente roba incredibile, quindi sono super super eccitato anche per vedere come sarà la nuova modalità creativa e le nuove mappe. Per chiudere, ragazzi, l'argomento di oggi, vi faccio vedere uno dei tre dispositivi, il Lamatron Device, che dovrebbe essere il primo ad arrivare pubblicamente, una specie di schermo portatile che una volta utilizzato apre davanti a noi, come state vedendo, un vero e proprio schermo che ha la possibilità di trasmettere dei messaggi. Il Lamatron è già presente ed è, come vedete in questa immagine, quello più a sinistra, ma è presente anche la screenshot cam, della quale in realtà non abbiamo assolutamente nessuna informazione se non il fatto di vederla in game come oggetto non utilizzabile, e il timed objective. Sono tre nuovi oggetti. Io non so se verranno inseriti nel Battle Royale o in qualche LTM, ma non vi preoccupate perché vi terrò aggiornati su tutti gli sviluppi. Io per oggi vi ringrazio per aver guardato questo video news, mi raccomando, un bel pollicione in su, ragazzi, schiacciate il like, noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao!